raggio una signora. E non si tocca, qui. Ma ora me la puoi vedere. Tu non ti preoccupare, sono appena seduta. Ha ragione signora, mi do ragione perché è della signora qui, è qua. Si può provare? È vero signora, si dà ragione, fa dare. Così dice, sì, Pietro puoi fare un saluto al microfono, non lo posso fare. Che è successo? 80, hanno detto. Ah, 180. Mi hanno detto e poi... Mimmo, riprendici. Ci prendi, ci stiamo? Ci stiamo? Se n'è andata con la metà. Ma avevi mai visto? E noi appunto abbiamo con questa diciamo così serata, appunto vogliamo ricordare appunto un centro storico ormai come vedete abbandonato, nel senso che la popolazione non c'è più, si è trasferita altrove. Pensate che solo tra questa zona, tra questo fabbricato fino a quel fabbricato là, solo queste resiste ancora qui. Pensate quindi quanto tempo è passato. Poi approfittiamo anche stasera, innanzututto grazie. Mi ha fatto piacere stare in mezzo a voi, in mezzo alla gente, e mi ha fatto piacere anche ritornare su questa strada dove diversi anni fa qui c'era appunto, come diceva prima, tanta gente, tante persone che per motivi professionali io ho frequentato. Mi fa piacere, come ho avuto occasione di dire altre volte, vedere... Poi la scenetta che andrò a rappresentare in dialetto, capirete ben poco. Sottotitoli. Però, ecco, ci vorrebbe una traduzione simultanea. Allora, la scenetta che rappresento questa sera prende spunto da un fatto realmente accaduto a una persona anziana di Sulmona. È una disavventura dei giorni nostri, purtroppo. Può accadere ad ognuno di noi, a me per esempio è già capitato, e molto probabilmente anche a qualcuno di voi sarà successa la cosa. Il fatto ha a che vedere con le bollette dei consumi, dei servizi, che a volte ci arrivano con cifre esorbitanti e ci mandano in bestia. Benvenuti in Telecom Italia, la chiamata è gratuita e siamo a disposizione per ogni vostra esigenza. Per segnalare guasti diciti 1, per avere chiarimenti sulle bollette diciti 2. Ando che aspetta stiamo studo. Ah, e che chi ha il guanto sta tra lo 1 e lo 3. Do. Stiamo trasmettendo la sua chiamata al primo operatore disponibile. Tempo di attesa presunto. Dopo una lunga attesa finalmente a tutti i nostri. Buongiorno, sono Chiara. In che cosa posso essere utile? Signori, sta passando lì. Ieri sono ricevuto una bollietta di 450 euro. Un malapaterno? Signora, attenta in linea che visualizza il tabulato delle sue chiamate. Che si muove niente. Ho proprio curioso di morire, se non hanno accorto non vale niente. Buongiorno direttore, io sono Francesco del Signore, qua presente da Sulmona. Oh Sulmona, bellissima e fiorente cittadina ai piedi della Maiella, che diede i natali ad Ovidio Publio Nasone. Sulmo mea patria essi. Frase epica del grande...